Ragazzi, buongiorno. Nuovo video spesa Carrefour è 10 euro. Se mi interessa 8 euro, 9 di euro prezzi. Non si sfonda quello da me. Ok, allora vi faccio vedere il Carrefour, la cosa che abbiamo comprato. Anche perché sono quasi tutte da mettere in frigo o in freezer. Ho preso questo. C'erano questi yogurt della VPT in offerta, ma a me non è che fanno impazzire. C'erano sia grandi che piccoli in offerta. Questi qua non mi ricordo il prezzo. Lo scontrino, me lo dai che è là sul divano. Dino, il telefono non scappa. Yogurt al cocco, questo qui, vi dirò i prezzi se me li ricordo, ma il video col cellulare non voglio farlo diventare di 40 minuti. Abbiamo pagato 43 euro se vi interessa con i ticket, ma di soldi spicci abbiamo usato solo 10 euro. Il resto 6,60 euro se vi interessa al Carrefour. Abbiamo preso un sacco di pasta, infatti sembravamo di essere in 40. Le tranette, queste qua che piacciono a Dino, anche se ancora lisiti. Ho preso le zucchine che erano in offerta a 1 euro. Zucchine queste qua verdi classiche, quelle che compro sempre, bisogna togliere dal sacchetto. Ho preso questi qua che erano anche in offerta, c'erano col tacchino, mi sembra, o con manzo, che a me non piacciono. Teneroni, questi qua, due, ce ne sono solo Ci rientra dentro. qua. Ciao. Mozzarella, questo qui. Edino ha preso questi nervetti che a me non piacciono, e li mangia solo lui. Non so se a voi piacciono, tipo trippa, ok? Nervetti, sono così. Mi No, tipo testirami. fanno impressione. Poi ho preso la Piemontese. pancetta, c'era sia questa dolce che affumicata per fare i sughi, perché con le zucchine ci va sempre un po' di pancetta. Abbiamo il pomodoro dai miei suoceri, grazie che ci ha dato i pomodorini, i pomodori grossi, piccoli, quello che è. Però serve comunque, ciao, qualcosa per fare i sughi ci serve. Questo qui, le fusi fette. Fusi fette 1 euro in offerta per quando voglio fare qualche panino, anche se mi manca il pane per gli hamburger. Gli hamburger adesso ne ho comprati solo due. Però meglio che niente, li ricomprerò poi il 16, che è lunedì prossimo. Sempre le solite marmellate, spesa Carrefour, ok? Dino se n'è andato un attimo, ha delle cose da fare, quindi se n'è andato. Ciliegia questa qui è liquidissima, mentre la marmellata di fragole è un po' più densa. Comunque sono buone entrambe, costano mi sembra 79 centesimi. La confezione è aperta, comunque io le tolgo dalla confezione, e buono. Bottigliette queste qua di Coca-Cola, che le trovo molto più buone rispetto a quelle dell'Aribo. Voi non mi fucilate, ma le trovo molto più buone e anche più grandi. Questo qui è 1,99 euro, le ho prese che costavano 1 euro l'anno scorso, forse quest'anno a gennaio. Zen, sotto consiglio di Alessia Relaxing ASMR. Sta andando via il sole, sono le 7 di sera, comunque vabbè. Infuso Zen, buonissimo. E poi abbiamo preso un sacco di pasta. Dino si è preso la carne cruda, quella albese, all'albese, chiamatela come volete. Due di questi hamburger teneroni e la mozzarella, speriamo che sia buoni. Abbiamo preso tortiglioni, pasta Carrefour in offerta. C'era la pasta De Cecco in offerta da 65 centesimi, invece questa qui costava 55. Quindi Dino mi ha detto: no, la De Cecco non la comprare, compriamo questa qui che è in offerta, costa di meno. 500 grammi vanno in una sera, perché Dino li mangia 500 grammi da solo. E quindi questi pacchetti piccoli dureranno pochissimo. Tutti i giorni vuole la pasta Dino, quindi tutti i giorni devo fargli la pasta. Fusilli, due pacchetti. Mezze penne rigate, pacchetti piccoli. Io volevo prendere la pasta reggia, a Dino non piace. Io volevo prendere la pasta De Cecco che era in offerta, ma ha detto no, prendi la pasta di Carrefour che costa di meno, eccetera, eccetera. Vabbè, boh, sceglie lui cosa comprare. Farfalle, queste qui, l'unico pacchetto da 1 chilo che almeno ci dura un po', 1,09 euro. E poi le mezze maniche. La pasta la scelta Dino, praticamente, a parte le farfalle che piacciono a me e i fusilli, il resto piace tutto a lui, soprattutto le tranette. Poi, cosa abbiamo preso d'altro? Allora, le patate a 1,10 euro, mi sembra, queste qua, che sono buonissime, sia per fare il gâteau, adesso che è quasi comunque autunno-inverno, fanno benissimo queste qui. Poi, cosa abbiamo preso d'altro al Carrefour? Vediamo un po'. Questo è il peluche che non abbiamo comprato, gliel'avevo comprato io a Dino un po' di anni fa, ma è diventato tutto rosa, ha cambiato colore perché è da lavare. E stare in macchina col sole è diventato di un altro colore. Voglio farvi vedere che ho preso al Carrefour altre cose, cioè queste mozzarelle qui, che sono pugliesi, mi sembra. Fior di latte pugliese caseificio Lauriano, non so dove sia. Tre buste da 100 grammi, non le ho mai provate, vedremo come sono. Erano in offerta perché sennò non le avrei prese. Anche gli yogurt non mi fanno impazzire, ma ne ho comprato uno solo per mia madre. C'era anche il gorgonzola, ma mi ha detto che non lo mangia più, e quindi non glielo ho comprato il gorgonzola. È inutile, se non lo mangio, è inutile. Poi la mia sciarpa, ok, non è una cosa in vendita, ma ve la faccio vedere lo stesso. Poi cosa ho comprato? Allora, un altro hamburger, questo qui, alla mozzarella.
Sono da bambini, questi hamburger, perché sono piccoli, però io sono una bambina, ogni tanto ci vuole qualcosa da bambini. Pummarò, questo qui, che è costata mi sembra 39 centesimi, Dino l'ha comprata, io gli ho detto guarda che abbiamo i pomodori, facciamo il sugo di pomodoro in casa senza comprarlo già fatto. Ma costa 39 centesimi, costa poco, compralo, compralo. L'abbiamo comprato, Pummarò della marca Star, e ce n'è corposa, 700 grammi, passata di pomodoro, per fare il ragù va bene. Così non ha i pezzi, perché il sugo di pomodoro fatto in casa a me viene con i pezzi e non mi piace. Poi questo yogurt qui 1,16 € mi sembra, perché non era in offerta. Devo sempre beccare le offerte, ma al Carrefour di offerte, sia con i ticket che sono praticamente soldi cartacei, sia con i soldi, appunto, le banconote, le monete, in generale il Carrefour non è conveniente per fare la spesa, però di nuovo sempre andare al Carrefour e quindi andiamo al Carrefour. Questo è il catalogo, se vi interessa del Carrefour vi farò poi un video dopo o domani. E gli affettati, 5 euro di affettati. 2 di prosciutto cotto, 2 di speck che piacciono a Dino, uno spero questo qui di usarlo in qualche ricetta, speck così, e poi ho preso la porchetta e poi ho preso 2 di prosciutto cotto, dove sono? Speck 2, uno di porchetta e 2 di prosciutto cotto. Volevo anche la bresaola, ma non ho il formaggio da metterci dentro. E la bresaola è filacciosa. E a me se filacciosa non piace, sono viziata, ma è così. 2 di prosciutto cotto da 1 euro. Questa qui è la cosa bella del Carrefour: gli affettati costano 1 euro. O 2 euro la bresaola. Ma come vi dicevo nell'ultima spesa che ho fatto, questi affettati sono per i single, perché ce n'è 4 fette in croce. E se sei in 2 o 3 persone e se mangiate tutti come mangia Dino, cioè 2 confezioni in un giorno solo, bisogna comprare 5-6 pacchetti di affettati, perché anche se costano 1 euro ci sono solo 4 fette e sono un po' poche. Vi farò un altro video perché non voglio fare video troppo lunghi, quindi a presto, spesa Carrefour finita.